Ed eccoci qui, è finita da un pezzo la partita dall'italia Under-21. Per carità, direi l'Italia abbastanza roscata fascio, più totale, a partire dalla Nazionale Maggiore fino all'Under-21, questo è poco ma sicuro, è palese, proprio un fallimento totale su tutta la linea. A mio modo le vede. Stasera si salvano solo Scalvini, un po' Tonali, Bella nuova sinceramente con sta squadra dei presunti talenti, mi aspettavo molto di più e oggi incenno scuse che tengo a mio modo di vedere tre de errori arbitrali intendo e quindi davvero l'Italia che l'altro se avete i dati l'Italia anno 21 non vince niente da 2004 quindi sono passati diversi anni io qualche domanda me la farei Sinceramente parlando, un po' solo perché siamo a due le notti, però io qualche domanda me la farei ai vertici. Il perché dell'Italia non quadra, soprattutto adesso parlo dell'under 21 e soprattutto del perché l'Italia non partecipa alle, alle Olimpiadi da lontano 2008. Quindi, pensate voi gli altri. Declino che stanno a fare i giovani in Italia ultimamente, secondo me, tutto perché si preferisce alla fine lo straniero di turno adesso per carità non voglio fare discorsi razzisti. Ma sento, qui si parla sempre del calcio. A mio modo le vede. Io fossi, me, fossi nei vertici che a parte che se fossi io i vertici li, li faria. Butta giù da uno a uno a uno tutti quanti perché non vanno, non cacchio. Tutti i vecchi Bacucchi che stanno a scaldare solo le sedie. Porco cazzo, eh, questo per me, permettetemi di dirlo perché davvero è osceno quello che sta succedendo ultimamente tra tutti quanti. Eh, che poi se la vede, sì, per carità, gli italiani non arrivate tutte in finale, però tutte in finale li abbiamo preso oltre in quel posto. Quindi alla fine, tanto bene, de più, ne, non siamo giti. Eh, 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 vicini in conta Manga Bocci, porca pupazza, conta sulla Bocce, cioè volo di, e quindi io per i vertici di cui comanda farei un bel ripulisti, una bella rivoluzione fatta bene, ma soprattutto metterei anche qualche regola buona anche in Serie A perché è giunta l'ora dei de, de punta anche sui giovani, secondo me dopo certo secondo me c'è un po' di colpa anche noi, noi altri tifosi perché volevamo tutto subito quindi al primo, al primo errore dei giovani subito eh, mette quello di esperienza eccetera eccetera secondo me c'è un po' di confusione un po' tra tutti e, e, dopo e dopo si vedono i risultati purtroppo e quindi questi sono i risultati pessimi a modo delle vede oggi non c'è scuse che tengono non c'è che tengono te contro Svizzera e Norvegia devo fare il tuo questo è Puma sicuro porco cacchio eh, infatti la Francia si temeva un gran temuto biscotto alla fine i biscotti ce l'hanno fatti mangiare a noi altri belli biscotti interlatti porca vacca puzzona eh, direi e quindi altra delusione amara e eh, quindi niente c'è un po' la di se non che tocca migliorare anche perché secondo me i talenti c'erano, una squadra come quella, secondo me, Tonali e tantissimi altri. Evidentemente eh, c'erano tanti di quei problemi in Italia là, che andrebbero risolti dalla base, a mio modo di vedere. E secondo me trovo anche un allenatore un po' meglio, perché questo Nicolato, a mio modo di vedere, ne è che ha fatto granché tra le varie nazionali. Se si può trovare sempre le meglio, in tutti gli ambiti, se si può fare sempre meglio, e quindi niente. Altra ennesima delusione del calcio italiano che ormai è sempre più un abisso. Poi, se volevo aprire una parentesi, anche l'Arabia Saudita. Secondo me, con tutti questi soldi, stiamo di proprio al delirio per totale. Il calcio è finito il calcio dell'era de dei Totti del Piero. Scordatevi, anzi, vi do un consiglio grosso. Affezionatevi poco ai giocatori e eh, sempre dalla maglia, perché la maglia resta e i giocatori vanno. Secondo me, e quindi niente, questa è disanima. Diciamo che più la disamina della partita ho fatto una disamina sul calcio italiano, un todo che secondo me va abbastanza male. Eh. Ma ne che lo dico io, parlano abbastanza chiari i risultati di de, de questa insomma, della nazionale giovanile. Non si qualifica alle Olimpiadi da lontano 2008, roba che io ancora C avevo quasi meno di 10 anni, porco cane, anzi, poco più di 15 anni, e quindi niente. Altra delusione. Speriamo che prima o poi si sblocca qualcosa, anche se anche sulla nazionale maggiore, anche la vedo abbastanza magra, anche, anche sotto lì, secondo me andrebbero fatti ampi, ampi cambiamenti soprattutto cambia gente consona per la convocazione che ha fatto bene in campionato tocca cominciare a fare così anche rende merito a chi ha davvero fatto bene in campionato e non solo per quelli raccomandati o a fine carriera ormai non danno più niente per la, per la maglia ecco questo è quello che volevo dire stasera appuntamento alla prossima è sempre forza italia adesso più che mai